A Catania l'Under 21 insegue la quarta vittoria nel gruppo 1 di qualificazione all'Europeo di categoria avversario l'Armenia. Torna Ken dalla squalifica, l'attaccante dell'Everton va a comporre il tridente con Cutrone e Pinamonti. Fischio d'inizio posticipato di 2 ore e mezza a causa di un nubifragio abbattutosi sulla città siciliana. Azzurrini subito pericolosi con una combinazione tra i tre là davanti. Cross di Cutrone, sponda di Ken, Aslanian chiude lo specchio a Pinamonti. Ruoli che si invertono al quarto d'ora. Pinamonti lancia Ken in campo aperto. Ken è glaciale e la mette tra le gambe del portiere armeno. È il quarto gol con la maglia dell'Under 21 per Moise Ken, 1-0 Italia. Minuto 24, Sala riceve palla e va alla conclusione. Tiro che si trasforma in assist per Pinamonti che firma il 2-0 ed è anche il primo gol con l'Under 21 per Andrea Pinamonti che si sblocca alla sua sesta presenza. Al 39esimo Pinamonti cerca il bis ma deve arrendersi alla risposta di Aslanian. È il preludio al tris azzurro che arriva 2 minuti più tardi. Aslanian si oppone di piede a Cutrone ma non può nulla sul tapine di Moise Ken e allora diventano 5 le reti in Under 21 per lui. Si va al riposo con l'Italia avanti di 3 gol. In avvio di ripresa si fa vedere l'Armenia. Carnesecchi è vigile sul tentativo di Mkhitaryan. L'Italia non batte ciglio, anzi batte un altro colpo. Cutrone è fermato ancora da Aslanian, ma si fa trovare pronto Zanellato per il suo primo centro con l'Under 21. A segno dunque anche il centrocampista del Crotone per il 4-0. Nicolato toglie Pinamonti e inserisce Scamacca, cui basta 1 minuto per lasciare il segno. Sale alto sul cross di Cutrone e la indirizza verso il palo lungo. 4 gol nelle ultime 5 presenze con l'Under 21 per Gianluca Scamacca. L'Italia prende il largo. Al 65esimo iniziativa di Enrico Del Prato che parte dalla difesa e dopo aver scambiato con il solito Cutrone va al tiro, sfiora soltanto Aslanian e arriva il 6° gol azzurro. Si chiude qui la sfida di Catania con il 1° gol in Under 21 anche per il giocatore del Livorno. Italia-Armenia finisce 6-0, Azzurrini sempre secondi nel girone a 3 punti dall'Irlanda ma con 2 gare in meno. L'Under 21 tornerà in campo a fine marzo per affrontare Lussemburgo e Svezia.